Silvana, sei del venti. Vabbè, vediamo e mi dite se mi sentite o non mi sentite. Io diffido di questi strumenti. Sì, vabbè. Allora, devo dire, ho presentato questo libro quando era uscito, nella prima edizione, insomma, a Trento. E aveva questa forma. E c'era a presentare questo libro con me Paolo Prodi. Io avevo inserito nel libro, adesso come vedete ci sono due eleganti sottili striscette che si incollano. Allora io avevo messo un foglietto in tutti, insomma, nei punti che volevo ricordarmi, che volevo segnalare. E ce n'erano tanti di questi foglietti trasversali che Paolo Prodi, quando vide il volume, scoppiò, non so se te ne ricordi Adriana, in una risata omerica. Era, insomma, il senso della risata era, ma è ridicolo questo trattamento del libro. In realtà io avevo un'ambizione, rischio un pochino, se poteste accomodarla in fondo. Avvicinare il microfono. Avvicinare forse il microfono. Beh, importante qualcuno mi faccia un cenno, perché no, allora passo un pochino così, vabbè. Allora, quello che volevo in realtà fare era di fermarvi un momento sul lessico di Adriano Prosperi, sul vocabolario di Adriano Prosperi, la sua lingua. A me sembra degna veramente di uno studio, è una lingua, non so di dove sia venuto fuori, bisognerebbe studiarlo, è una lingua travolgente, poderosa, non sempre scritto in questa maniera qui. È una lingua, il frutto di una maturazione, non lo so, il frutto anche di una grande passione, è una persona, si sente fremere una passione fortissima dietro a questo italiano che trovo veramente straordinario. Io non voglio parlare di questo, rievoco quel momento per dire che ho una lunga familiarità con questo libro e anche una familiarità di combattimento, una specie di corpo a corpo con questo libro. E siccome il mio collega Vincenzo Lavegna mi ha sgravato del compito di dare un panorama del libro, perché ha fatto una specie di percorso trasversale che dà una sintesi, io mi posso prendere il lusso di fermarmi su due cose, di essere cioè unilaterale, va bene? Uomo di passione e... beh, perché siamo unilaterali. Allora, cosa voglio dire? Voglio dire due cose. Ci sono due cose che in questo momento mi emergono in questo mare di informazioni, di dati, di idee scintillanti, eccetera. Due punti. L'uso della confessione a scopi di inquisizione. Quando lessi, secondo me questa è la grande trovata del libro, del resto nella nuova prefazione l'autore lo dice. Quando lessi quel passo, devo dire che restai fulminata, folgorata proprio. Io ho lavorato per moltissimi anni su questi documenti dell'Inquisizione, prima che aprisse l'archivio centrale. Cioè, io studiavo Erasmo, siccome Erasmo in Italia è un autore proibito, ho fatto un pellegrinaggio a tutti gli archivi dell'Inquisizione, allora accessibili in Italia, periferici. E in questi archivi io ho trovato, in questi documenti, io ho trovato forse un piccolo stimolo dato anche a Prosperi, trovavo questi inquisiti, cioè queste persone denunciate oppure autodenunciandosi, che veri cosiddetti sponte comparentes, non erano per niente spontanee queste comparizioni, che veniva l'inquisitore e diceva il confessore mi ha detto che non mi dà la soluzione finché non vengo qui. Però io l'ho trovato, ma non ho visto cosa c'era dietro a questa dichiarazione. Quando l'ho trovata formalizzata nel libro di Prosperi, e ci sono tutti i miei segni, devo dire che questo è un momento veramente straordinario di intuizione.
autobiografico? Perché? Perché c'è una bolla, non è che sia una cosa peregrina questa qui, c'è nel bollare un romano che è in tutte le biblioteche, in tutte le sale di consultazione di una buona biblioteca c'è questa serie di volumi di bolle, naturalmente non sono tutte, sono selezionate, ma lì c'è questa bolla di Paolo IV che stabilisce che insomma i confessori devono andare non direttamente ma insomma devono subordinarsi agli inquisitori. Ora, io ho un'esperienza piuttosto limitata della confessione, però devo dire che questa cosa mi ha lancinato proprio, perché ho pensato, ma come? Il patto tra il confidente e il confessore è che questo è un segreto che rimane qui, ma non rimane per niente qui, in questo caso. Io, veramente, questo è un libro straordinario, ma questo mi sembra veramente una cosa, un culmine di questo libro, un culmine, su cui bisognerebbe, ritorna anche la nuova introduzione, ma forse bisognerebbe anche pensare di più.